Buongiorno, mi chiamo Giuliano Bugani, giornalista d'inchiesta. Mentre prende sempre più consistenza questa apparente normalità sociale, irrompe sui mass media la notizia di elezioni comunali. A Bologna il Partito Democratico candida l'assessore dell'amministrazione comunale di Bologna, Matteo Lepore. Tra le promesse elettorali del candidato Lepore, riportate dai mass media, la grande vittoria di avere Bologna come prima città definita Smart City. In questo mio libro inchiesta, così in alto, così in basso, un'inchiesta di 400 pagine sui segreti del 5G, esistono proprio documenti sui progetti collegati al 5G, chiamati Smart. Io ho pubblicato la trascrizione del documentario del regista Shaka Stone, 5G, dove si afferma che le tecnologie con il termine smart sono tecnologie a sviluppo militare. I territori amministrati dal signor Lepore sono pieni di antenne ripetitori 5G, di hotspot, yacht, smart meter, wifi, tutto smart. E come affermato nel documentario, sono tecnologie militari. L'acronimo 5G significa quinta generazione, intesa come nuova generazione di telefonia mobile, ma non è così. Gli hotspot sono le colonnine grigie, alte circa un metro, con un piccolo rialzo dal tettuccio rosso, situate sui marciapiedi a fianco delle abitazioni. Lo IoT è un acronimo inglese, Internet of Things, Internet delle cose, microantenne in tutti i nuovi elettrodomestici nelle case private. Gli smart. Gli smart meter sono le microantenne montate sui nuovi contatori della corrente elettrica e del gas e sui nuovi cassonetti dell'immondizia. Il wifi è la connessione internet senza fili, presente ovunque, spazi privati e spazi pubblici. Prima però di dare ulteriori informazioni sulla grande pericolosità del 5G, voglio informare chi sta guardando questo video di come è stata smantellata la sanità pubblica italiana. Smantellata da un sistema di potere del quale fa parte proprio il signor Lepore, che inneggia al 5G, alla Smart City. Premetto che in questo sistema di potere, nel quale fa parte il signor Lepore, convivono partiti di sinistra e partiti di destra, tutti uniti ovviamente nella realizzazione sia del 5G che delle smart city, ovunque, e uniti nello smantellamento della sanità pubblica italiana. Negli ultimi 15 anni sono state cancellate le figure di oltre 75.000 infermieri e oltre 15.000 medici. Sono stati smantellati, ridimensionati, trasformati, demoliti centinaia di ospedali pubblici, chiusi centinaia di pronti soccorso. I posti letto negli ospedali pubblici nei primi anni del 2000 erano 8 per 1000 abitanti. Oggi abbiamo regioni con 1,5 posti letto per 1000 abitanti. In Emilia-Romagna, dove governa il sistema di potere del signor Lepore, abbiamo meno di 2 posti letto per 1000 abitanti. Ma la notizia più inquietante è una lettera segreta inviata dal Ministero della Salute durante il governo Conte nel 2018, con Ministro della Salute Giulia Grillo, inviata ai medici di base, comunemente conosciuti come medici di famiglia. In questa lettera segreta si cerca di suggerire ai medici di evitare di prescrivere cure mediche, visite mediche e addirittura di cancellare prescrizioni di altri medici. Questa lettera segreta si chiama lettera della deprescrizione. Tutto questo è pubblicato in questo mio libro inchiesta. Saccheggio sanità del 2019.
Un altro elemento pericoloso è il decreto Venturi, scritto dall'ex assessore regionale della sanità dell'Emilia-Romagna, Sergio Venturi, durante il primo mandato amministrativo del presidente della regione Stefano Bonaccini. Un decreto approvato in sede di giunta regionale. Questo decreto regionale prevede che non ci sia più il medico a bordo dell'ambulanza del 118. Anche questi documenti sono riportati in questo mio libro inchiesta sullo smantellamento della sanità pubblica dal titolo Saccheggio sanitario. I tagli e lo smantellamento della sanità pubblica italiana non contemplano però solo queste informazioni che vi ho dato. Allo studio del governo attuale, sistema di potere al quale fa riferimento lei, signor Lepore, c'è anche l'eliminazione della figura del medico di famiglia, che potrebbe essere sostituito dall'ufficio unico del malato. Inoltre, i tagli ai finanziamenti per la sanità pubblica italiana riguardano anche la disciplina e i protocolli di igienizzazione delle sale operatorie. Un'igienizzazione non corretta o ridimensionata, se non addirittura smantellata, dà origine a batteri definiti batteri killer. Il sito .net nel 2013 aveva pubblicato un breve dossier nel quale documentava che in Italia i decessi post-operatori erano circa 15.000 ogni anno e dovuti a un batterio killer, il Legionella pneumophila. Un altro batterio killer è il Mycobacterium chimera. Questo allarme venne confermato dall'Associazione Nazionale Medici Dirigenti Ospedalieri. Nel 2018 il sito Controcopertina scriveva di 10.000 morti nella regione Veneto a causa del batterio. Nel 2018 il sito Malpensa 24 scriveva di 38.000 morti l'anno in Italia. Nel 2019 il sito ANSA scriveva di 49.000 morti l'anno in Italia. Nel 2020 il sito Fondazione Misi scriveva di 60.000 morti l'anno in Italia. Signor Lepore, lei fa parte di questo sistema di potere, un'unione tra destra e sinistra, che sta smantellando la sanità pubblica italiana con queste incontrovertibili tragiche conseguenze. Cosa risponde? Colpa del virus Covid? L'aumento dei decessi post-operatori a seguito di infezioni aumenta di pari passo con lo smantellamento della sanità pubblica italiana, sostenuta da questo suo sistema di potere. Il suo sistema di potere ci ha raccontato che a causa del virus non c'erano più a disposizione posti letto e i pronti soccorso erano pieni. In realtà i posti letto, così come gli ospedali e i pronti soccorsi, li ha distrutti il sistema di potere che lei, signor Lepore, sta sostenendo e rappresenta. Li avete smantellati voi e avete usato il virus per coprire il vostro progetto di smantellamento della sanità pubblica italiana. Ma non vi è bastato. Avete sostenuto e realizzato il progetto del 5G, con irradiamento e malattie e malati sempre più numerosi, senza più servizi sanitari pubblici. E questa è la Smart City della quale parla, signor Lepore? Smart City significa connessione ovunque, 24 ore su 24, attraverso campi di onde elettromagnetiche. E adesso vi parlo del 5G. I segnali di onde radio partiranno dagli smart meter dei contatori del gas, della corrente elettrica e dei cassonetti dell'immondizia e arriveranno all'hotspot, sui marciapiedi, per poi inviare il segnale elettromagnetico all'antenna del 5G, ormai presente ovunque. Lo yacht avrà microantenne montate sugli elettrodomestici delle case private,
e queste antenne invieranno altri segnali elettromagnetici al percorso spiegato prima per gli smart meter. Infine il Wi-Fi. Avete portato il Wi-Fi in tutte le strutture pubbliche, asili, scuole, ospedali. Sì, ospedali. Avete tolto i posti letto e i servizi, ma avete portato il Wi-Fi. Tutto questo comporterà un irradiamento costante per tutti i cittadini, anche per i bambini, soggetti sensibilissimi a disturbi neurodegenerativi, leucemie, tumori e altre malattie terribili a seguito dell'irradiamento del 5G. E avete portato il Wi-Fi anche nelle scuole. Gli effetti devastanti sulla salute a seguito di esposizioni a campi di onde elettromagnetiche sono conosciuti da almeno 70 anni. Quando sostenete di attendere i risultati degli studi su questi effetti, invocando il principio di precauzione, state solo prendendo tempo per evitare che emerga la verità. La Commissione Slovic nel 1986 dichiarò: chiunque controlli la definizione di rischio controlla la soluzione razionale al problema attuale. La valutazione del rischio è un esercizio al potere. In conclusione di questo video, gentile signor Lepore, dopo queste informazioni così terrificanti, più che candidature a elezioni per governare, sarebbe più logico un rinvio a giudizio per un processo per crimini contro l'umanità, a meno che lei e il vostro sistema di potere, partiti di sinistra e partiti di destra, non abbiate la documentazione per dimostrare il contrario di quanto ho reso noto in questo video e nelle mie inchieste pubblicate. In questo caso, signor Lepore, le sarei grato se rendesse pubbliche le vostre eventuali documentazioni. Questa è la mia mail. ulissebugani@gmail.com. Io e credo tante altre persone vogliamo un paese veramente libero dove sono i cittadini a decidere per la propria vita. Dove sono i cittadini a decidere le scelte politiche in materia di sanità e in materia di ambiente e democrazia, con elezioni vere, non artificiali, una democrazia reale, non una democrazia artificiale o smart. Un saluto a tutti.